mandato a cercarli stranamente in un posto dove si trovano i giovani, che castro caro. Lì li ho visti e per una volta tanto ho preso l'iniziativa, ho chiesto di averli in studio. Perché? In un posto dove tutti possono vincere, poi chiederemo a loro chi ha vinto perché ancora non lo sappiamo. Ho voluto portare nella giovane musica italiana il gruppo che maggiormente mi è piaciuto. Sono i Sei Suoi Ex, accanto a me Riccardo Senigalli. Ciao. Buonasera. Allora Riccardo, buon pomeriggio, poi siamo verso le 4:30. Senti, io vorrei che tu presentassi i componenti del gruppo dietro, dei Sei Suoi Ex, per il motivo semplicissimo che di solito parla soltanto il cantante, invece è anche giusto sentire gli altri. Ecco. Con molto piacere. Al sax, eccolo lì, bellissimo, Costantino Ladisa, mica tanto, comunque lo diciamo per sponsorizzarlo. Mentre qui alle chitarre Francesco Zampaglione, poi abbiamo alla batteria Davide Nerattini, sempre sorridente, e qui alle tastiere Eden Zammit da Malta. Mentre sulla destra, eccolo lì al basso, Emanuele Brignola. Pensavo lo fossi scordato come il brutto anatroccolo. Senti, allora il nome del vostro gruppo è Sei Suoi Ex. Voi siete sei, ma suoi ex di chi, scusa? Ma guarda, ti devo spiegare perché questa è una parodia poi alla fine. Anzi, più che altro è un appello, perché noi speriamo di trovare una fantomatica fanciulla che ci si prenda tutti e sei così. Da sola? Eh. Beh, in tempi di AIDS, insomma, poverina, cercate. Sei siete abbastanza, cioè poi magari, non lo so, trovate una abbastanza grassa, tutto va bene. Senti, allora, questo è il primo 45 giri che incidete. Tra le altre cose so che c'è stato un interesse da parte di Dalla nei vostri confronti, è vero questa cosa? Ma ci sono stati dei complimenti, ci sono stati dei a Castrocaro, sì, lui è venuto a parlarci e questo, lui si è commosso addirittura, ci dà una lacrima per la prima volta in vita sua. Noi siamo molto contenti di questo, sì. Siamo felici di essere arrivati primi, si diceva, però lì, ma ha saputo poi chi ha vinto? L'hai saputo alla sì, fine? Ha vinto Bracco di Graci, molto bravo, ragazzo di Bologna, credo più o meno. Bracco, tipo Bracco Baldo Show, cioè, quindi è una cosa disneyliana. Allora, io tra poco li lascerò cantare, voi mi dite come si intitola il vostro 45 giri, lo lascio dire a te come si fa nei grossi gruppi musicali. E poi voglio dirvi che l'anno scorso noi abbiamo avuto un ospite musicale, un giovanissimo, la prima volta qui in studio, si chiamava Ligabue, al quale dissi le stesse cose, dico hai fatto un ottimo album, una buona musica, e oggi Ligabue è Ligabue. Spero con lo stesso augurio, no, di solito auguri portano sfortuna, quindi fate tutti le corna, vai le corna, porti bene in questo caso a voi. Ciao! Allora. Arrivederci, fino a dove inizia il mare il pezzo. Ok. Cammino ormai da tempo, aspetto fuori e dentro, dentro le porte che mi si aprono. Ed ogni tanto mangio anche un boccone con chi mi vuole bene. Cammino in questo viale che conosco fino a dove inizia il mare. E quante persone, quante cose belle su cui soffermarsi. Cammino sempre solo fino a dove mi è concesso e poi ritorno indietro, ma la strada sotto i piedi ha consumato tutte le mie suole. Cammino in questo viale che conosco fino a dove inizia il mare. Senza indugio né rimpianti, ho le scarpe nuove e siccome ho letto che non pioverà voglio andare altrove e fare un giro per vedere cosa c'è più in là. Cammino anche ballando ed ogni tanto chiudo gli occhi, ma mi fa paura la certezza che prima o poi mi stancherò, no, no. Cammino in questo viale che conosco
fino a dove inizia il mare.